quasi una presentazione. Io ho invitato Beniamino Servino per tre ragioni. Questo è un ciclo di conferenze di persone a cui voglio bene, perché uno pensa che anche quando fai l'università organizzi un ciclo di conferenze, non deve essere solo, naturalmente, tra le persone a cui voglio bene, di cui stimo in maniera incredibile il lavoro, è logico che ho cercato le persone che sono più adatte a raccontare delle storie. Delle storie, appunto, questa è Beniamino, in queste poche parole, poi ce lo dirà meglio nella sua conferenza, ci racconta esattamente questo, perché il suo studio dell'architettura rurale non è solo uno studio formale, l'immagine che poi può essere tradotta e trasformata, è proprio uno studio della tecnica, della costruzione, della tradizione, è uno studio sul paesaggio, è uno studio su quello che proprio è la terra che lo circonda. Poi è interessante che quello che ti circonda, no? Come dici giustamente tu, da locale diventa universale perché con forme leggermente variate, in alcuni casi sono tecnologie diverse, ma questo immaginario è un immaginario collettivo, no? E questo inizio il corso con la tua conferenza proprio per questo, per dare un imprinting sia nel modo di rappresentare, no? Io con i ragazzi insisto sempre nel modo di usare la fotografia e tu usi molto spesso la foto come base dei tuoi disegni, cioè i tuoi disegni emergono dal territorio come i tuoi disegni collage emergono dalle fotografie, che sono la rappresentazione del territorio in quel momento. E in più, proprio perché è questo esercizio quasi no? Continuo nel disegnare, nel rappresentare, quasi nel ridisegnare sempre lo stesso oggetto in un milione di modi diversi, alla fine riesce a dare la forma a un'idea di architettura, no? Che è un'architettura molto personale, perché è difficile imitare, è facile imitarlo, ma è un'architettura molto personale perché emerge dalla tua memoria, ma emerge anche dalla memoria collettiva, cioè emerge il confronto continuo con le persone e il paesaggio che ti circonda. Quindi questa è una cosa estremamente importante. Ora una presentazione un po' più istituzionale. Beniamino Servino, appunto, questo adesso ho raccontato l'amico e l'architetto che stimo, però diciamo che in valore assoluto Beniamino Servino è uno degli architetti più interessanti della sua generazione, ha costruito molto fino a un certo periodo, poi per motivi diversi. Proprio perché lo studio, l'architettura in Italia si è strutturata intorno ai grandi studi, alle società di ingegneria o ai senatori della Repubblica che regalano i progetti invece di fare un concorso come il nostro amato senatore Piano, però nello stesso tempo ha continuato a fare un lavoro di ricerca fondamentale, quotidiano, costante sulla rappresentazione e sul progetto. Quindi adesso è difficile capire qual è un disegno, qual è un progetto, dove finisce il disegnare, dove finisce il costruire un'immagine di architettura e quindi, come dico sempre, significa anche costruire un edificio. E Beniamino Servino ha partecipato a diverse biennali di architettura, a diverse mostre in musei nazionali e internazionali, è autore di diversi libri, diciamo gli ultimi due libri che lo vedono protagonista. Uno è un libro collettivo che si chiama Italian Collage e racconta un po' questa generazione di architetti che recentemente hanno teorizzato, tra virgolette, raccontato una modalità di progetto legata alla rappresentazione, ma che, ripeto, non è un disegno fine a se stesso, ma è un disegno utilizzato per costruire un progetto di architettura. L'altro libro è un libro strano che io aspettavo da anni, di Beniamino, ed è La forma finita e temporanea. Ed è un libro che non pensavo potesse mai prendere la luce perché è un libro senza figure, come direbbe qualcuno. Cioè, è un libro tutto scritto in maniera abbastanza frammentata, in alcuni punti sembrano quasi dei inversi,
diciamo, però è un trattato di architettura che dà regole, che racconta il perché del disegnare, che definisce delle categorie tipologiche. Appunto, tu citavi la pennata, a un certo punto ti dice sulla pennata, elemento archetipo quasi genetico che fa parte del bagaglio di informazioni trasmesse geneticamente. È come se fosse un libro di appunti. È come se Beniamino, mentre disegna, mentre progetta, scrive anche delle frasi. Il testo è parte integrante di questo pensare il progetto. E la cosa bella che è una forma nuova, no? Di solito gli architetti, appunto, di solito, ci sono architetti che scrivono dei loro testi e citano, faccio una cosa autobiografica, cita sempre. Beniamino odia i miei testi, vi voglio confessare, ragazzi, perché io cito tanti libri, metto insieme tanti mondi diversi, lui invece questi mondi se li costruisce o li va a guardare, no? Però è interessante perché è una forma del racconto di affrontare la teoria architettonica, ma la ripeto, non è teoria, ma è costruzione del progetto, secondo me, attraverso lo scrivere e la scrittura. E secondo me è un libro fondamentale, un libro molto importante. Un libro molto importante perché se lo guardate potrebbe essere scritto da un ragazzino, nel senso non è una forma di scrittura tipica dell'architettura italiana. È una forma di scrittura estremamente contemporanea. Sembrano un libro scritto per tweet e didascalie ai social, su Instagram o accompagnare alcuni progetti in una relazione di concorso. Però messi tutti insieme, questi frammenti costruiscono appunto una grande scrittura sulla sua idea di architettura. Quindi, ripeto, è un libro appena uscito, tra l'altro è uscito per Lettera 22, che sarà uno dei nostri ospiti. A fine mese, il 31 marzo, ci sarà Lettera 22 che racconta il lavoro degli editori, quindi gli faremo sicuramente delle domande sul tuo libro. Quindi, Beniamino Servino è un architetto, ha costruito, scrive, disegna, partecipa a mostre, i progetti nelle mostre, fa parte di quegli architetti che nelle mostre ha mostrato la propria architettura costruita, ma nello stesso tempo ha utilizzato la mostra per definire nuove regole, no? È uno degli architetti forse più imitati oggi dai social, anche dai giovani. Quindi è logico che quando poi uno disegna tanto, forse in Italia ci sono due architetti che sono diventati: uno è Pier Vittorio Areli con Dogma, con una tipologia di disegni, l'altro è Beniamino Servino, che pur volendo entrambi evitare questo fare, no, proseliti oppure avere questi tanti figli, però nello stesso tempo è anche il prezzo che uno paga quando un disegno, un raccontare il progetto ha delle caratteristiche molto forti. Quindi io ringrazio Beniamino di aver accettato questo invito e gli passo la parola. Noi registreremo la conferenza perché oltre agli studenti collegati oggi, beh, vedo che siamo più di 85, considera che il mio corso è 20 persone, Va 24 persone, bene, quindi vuol dire che c'è anche un pubblico, le tue fan raggiungono anche altre. Ci sarà quindi questa conferenza, questa conferenza verrà postata sul YouTube, sul canale, se per tu sei d'accordo con noi, certo, verrà sono un po' rimontata, riaggiustata e reinserita sul canale TV, diciamo, dell'università e condivisa su YouTube. Quindi ringrazio tantissimo Beniamino Servino di essere qui con noi e gli lascio la parola. In alcuni momenti, forse Beniamino, con te non resisto, potrei anche interromperti per provare a dialogare e dirsi qualcosa, ma farò di tutto per non dire niente. Va bene? Grazie Luca, intanto io mi aggancio a questa ultima Condividere lo cosa che hai schermo detto. comunque. Puoi Sì, condividere lo schermo ancora. no, volevo prima dire delle cose. Intanto sarei contento se tu intervenissi continuamente in questa mia presentazione perché mi viene meglio e poi con te è come riprodurre uno dei tanti
dialoghi che ci facciamo telefonici o attraverso Skype e così via. Quindi è una formula che mi aiuta a dire meglio le cose e poi a confrontarle in tempo reale con te e con quelli che ci osservano. Mi hai fatto una presentazione veramente bellissima. Dico agli altri che con Galofaro e con Baglivo e pochi altri io ho un confronto continuo, quasi quotidiano, che è un modo poi per mettere a fuoco delle intuizioni, delle posizioni. E da questo confronto vengono fuori delle identità molto nette, molto marcate, ma che hanno in qualche caso convergenza su alcuni temi, e quindi è un crescere insieme in un momento in cui è difficile avere un confronto fisico, ma attraverso la rete, attraverso sistemi alternativi si può continuare ad avere questa ricerca parallela, seppur distinta in produzioni autonome e identitarie. Questa è una cosa che ci tenevo a dire. Io Tra adesso. l'altro sto lavorando anch'io a un libro e gli mando le copertine tutti i giorni dicendo: Beniamino, che consiglio mi dai? Come la fai? Ma a me mi piace più la tua. Quindi c'è anche un lavoro di confronto continuo sulle cose quotidiane. Io proverei a condividere adesso la mia sequenza di immagini, però chiedo a voi se posso continuare a vedere le vostre facce perché mi danno un senso di presenza. Io ho dato titolo a questa presentazione, beh, La forma finita è temporanea ed è anche il titolo del libro che tu prima gentilmente hai presentato. E poi questo sottotitolo è Il paesaggio rurale non è un cristallo. E questa è una formula in qualche maniera parafrasata da quasi un aforisma apodittico di Gio Ponti che diceva che la forma è finita, nel senso che la forma è compiuta, l'architettura, cioè la forma è un cristallo. Un cristallo significa che non si può aggiungere o sottrarre nulla. Se si vuole evitare che questa forma perda di forza e non sia più riconoscibile. E invece è proprio questo assioma che mi sembra il più interessante da mettere in discussione, proprio sulla possibilità che ha la forma di poter avere una sua compiutezza che si rinnova ogni volta e che aspira a delle compiutezze ulteriori, in un processo quasi non finito di una stratificazione, di una sovrapposizione di strati che, come in un palinsesto, lasciano leggere le tracce preesistenti e si preparano a riceverne altre. E questo è lo spirito della costruzione della forma dell'architettura, che corrisponde poi alla costruzione della forma della città e quindi alla costruzione della forma del paesaggio. Mi seguite? Mi sentite? Mi sentite? Ti sentiamo molto bene. Perfetto. Allora, è importante a questo punto, come introduzione al discorso, fare una piccola divagazione sulla definizione di paesaggio e di ambiente, perché spesso questi due termini si usano alternativamente l'uno con l'altro e probabilmente invece sarà il caso di fare una riflessione proprio etimologica sui termini, perché da qui poi scaturiscono una serie di presupposti nell'approccio progettuale al tema del paesaggio. Allora, si usa ricorrentemente il termine paesaggio confondendolo con quello di ambiente. L'ambiente, e anche il termine stesso etimologicamente lo contiene, ha una presenza che è il bio, che è la vita, ed è una dimensione tridimensionale, spaziale, in cui la vita accade. E tutto quello che riguarda la conservazione, la
l'attenzione verso questo spazio tridimensionale in cui la vita accade è cosa ben diversa da quello che invece è il paesaggio, che è la rappresentazione bidimensionale dell'ambiente. Noi ci interessiamo del paesaggio, quindi trascuriamo tutte quelle che sono le componenti di natura proprio chimica, biologica, proprio di vita, di preservazione della vita, di rispetto, di tutela, che sono cose nobilissime, ma diverse da quello che è invece il paesaggio, che è una trasposizione bidimensionale di tutto quello che l'ambiente produce nella tridimensionalità. Bidimensionale significa che tutto quello che accade nell'ambiente viene poi schiacciato su un unico piano dove tutte le presenze sono contemporanee tra di loro. Voglio dire che nel paesaggio non c'è una gerarchia che mette in evidenza degli oggetti, dei pezzi, dei frammenti rispetto ad altri. Tutti sono messi sullo stesso piano, schiacciati su un piano, che è il piano poi del presente, e il grande impegno che ha chi lavora sul paesaggio è quello di tenere in equilibrio questi pezzi, o meglio, cercare un equilibrio dialettico fra questi pezzi. Quindi non c'è una necessità di costruire delle gerarchie di importanza fra i pezzi, ma c'è una necessità di trovare un equilibrio tra questi pezzi. E quindi questa operazione, che è un'operazione fisica, meccanica, non ha niente a che vedere con la tutela dell'ambiente, che è una cosa sacra, importantissima, ma che non riguarda noi in questa disciplina. Sì, E, benissimo. prima di introdurre le due sezioni di questa elencazione, vi mostro alcune immagini di come poi è possibile un intervento su questi frammenti del paesaggio che sono tra di loro contemporanei, cioè sono vivi entrambi nello stesso momento in cui sono vivo io. E questa è la definizione più bella, quella più partecipata di contemporaneità, cioè che io mi metto in relazione contemporaneamente a me, cioè uso tutte le cose che sono vive mentre sono vivo io. Questo schiaccia tutte le gli agenti, gli elementi di questa dialettica su un solo piano, che è un piano bidimensionale, il piano del presente. E ogni operazione è possibile, proprio perché non ci sono, non c'è una lettura diacronica dello spazio. Io non vado a collocare i vari elementi attraverso una sezione storica, quindi attraverso un posizionamento perere. Io utilizzo tutti questi elementi come se fossero dei pezzi di un puzzle che sono tutti schiacciati come in una superficie, in un flat, su un piano, e io li compongo tra di loro cercando l'equilibrio. E questa cosa qua è utilissima perché ci libera dal peso della filologia e del ripristino, ma ci fa concentrare sul metodo della composizione, che è quello poi più vicino anche alla nostra specificità di professionista. Queste sono una serie di immagini di come si può intervenire su delle preesistenze in una maniera apparentemente arbitraria, ma che significativamente vuole evidenziare la libertà di poter agire utilizzando forme e segni che siano sempre disponibili sul piano orizzontale su cui io vado ad operare. Poi, su come questi segni
vengono selezionati e sintetizzati, poi ne parleremo in un secondo momento. Un'altra cosa importante è che questi pezzi disseminati nel paesaggio, che questo territorio non ben definito, che è al di fuori della città, che è prossimo alla città, che è fra due città, extraurbano, periurbano, tra due città, è segnato da una serie di elementi puntuali che si portano dietro un carico di simboli quasi ad essere riprodotti come dei menhir conficcati in un piano. E la presenza di questi oggetti puntuali in qualche maniera segna una mappa di identificazione e di percorribilità dello spazio, perché il paesaggio ha senso, esiste soltanto se esiste la presenza di tracce umane. Senza l'architettura, senza i segni dell'uomo, il paesaggio non è altro che natura, e la natura non ci interessa. Cioè, la natura non toccata dalla presenza dell'uomo è una cosa che non ci riguarda. Ci riguarda invece la natura segnata dalla presenza dell'uomo, che diventa automaticamente paesaggio. Il paesaggio è quello, è la presenza nello spazio della natura degli oggetti, delle trasformazioni, degli interventi che l'uomo fa su questo spazio della natura. E quindi Scusa in questo Beniamino, ti interrompo un secondo perché vorrei fare sì. una lettura parallela, per esempio, di questo disegno, no? Quando si Sì. lavora, Beniamino cita sempre questo discorso del piano orizzontale, no? Di questo quadro su cui lui monta dei pezzi, che tutti questi pezzi hanno lo stesso valore. Ecco, in questo disegno vi fa capire, naturalmente Beniamino fa questo lavoro da tanti anni, quando si lavora sulle immagini. Io che faccio collage da tanto tempo, ormai ho una deformazione che leggo le riviste qualsiasi, da Di Donna a Marie Claire, una rivista di arredamento, e mentre la guardo strappo le pagine che la gente a volte mi è capitato sull'aereo, che mi guardano e dicono se è deficiente. Io mentre giro le pagine le strappo e me le metto in una cartellina perché so che quel pezzo poi lo taglierò. Ecco, vedete questo discorso sul piano orizzontale, sul paesaggio, lui ha descritto il paesaggio. Poi, secondo me, lui stava leggendo una rivista, no? Sud. Con questo titolo qua sopra, lui su quel segno che c'era sotto ha letto questa orizzontalità e questo paesaggio. Quindi cosa ha fatto? Ha cominciato a trasformare questo piano casuale che si è trovato davanti e piano piano ha preso la forma di un disegno, no? Però vedete, è come se fosse il fatto di disegnare su un giornale, è come il fatto di camminare, di guidare, vedere appunto la campagna con un casale, fermarsi e abituare la mente a trasformare quel casale in qualcosa d'altro. Scusami se ho fatto questa. No, ma io te ne chiedo queste interferenze, perché così il discorso diventa molto più ricco, ma è anche più ricco per me. Cioè, io attraverso questo dialogo con te e anche con gli altri che sono collegati, riesco poi a mettere a fuoco alcune cose in maniera più chiara, più netta. Quindi sono auspicati, te le chiedo questi interventi. Questo in particolare è su di una rivista di poesia del mio amico Francesco Forlani, sulla quale in qualche occasione ho messo delle immagini che mi aveva chiesto su dei temi, diciamo, di natura letteraria, ma che poi possono essere tradotti in materia visibile e in architettura. Ecco, così come diventa quasi automatico nella fruizione del paesaggio segnato da alcuni pezzi anche molto rudimentali, immaginarsi come con quel processo che vi ho accennato nella introduzione, di come poi, come su una tavola di cera cancellata, il palinsesto, si possano
inserire nuovi segni in modo che quelli precedenti non siano cancellati e questi nuovi segni poi vadano a configurare una nuova possibile compiutezza di quella traccia e a loro volta poi queste nuove compiutezze si dispongono a accoglierne, a riceverne delle altre in una operazione di natura proprio geologica, cioè di livelli che vanno l'uno sull'altro, non in maniera perfettamente combaciante, ma un po' sfalsati, un po' smisurati tra di loro. E questa leggibilità di strati successivi è l'elemento che di più crea ricchezza nella percezione di un paesaggio e di un oggetto. Sai, molte delle foto che mostravano i ragazzi erano proprio queste case ricoperte, no, di vegetazione. Ed è interessante come tu poi fai per il pezzo di vegetazione disegna l'architettura. Quindi quello che noi vediamo casualmente nei tuoi disegni molto spesso poi si trasforma in oggetto architettonico, che non è prendere un albero e metterlo al quarto piano di un condominio. Sì. È avere un edificio che poco a poco si mesca col paesaggio e diventa paesaggio. Sì. E qui ancora di come ritornando per un momento, per un attimo, a quella immagine dei menhir conficcati nel piano orizzontale, cioè di come le presenze isolate che in qualche maniera poi danno la misura a questo orizzonte possono essere poi riprodotte, amplificate, riconfezionate, lavorando poi sulla scala, sulla dimensione, sulla alterazione del presente, dell'oggetto ritrovato, un'alterazione che lo porta fino al limite della riconoscibilità, cioè queste operazioni di riscrittura dei testi che noi ritroviamo sul piano orizzontale è un'operazione che deve avere un registro, che è quello della modificazione che si deve fermare al punto in cui questo oggetto possa essere ancora riconoscibile, cioè che ne sia ancora riconoscibile la matrice. Se no l'operazione diventa molto arbitraria e sconfina in un piano che è quello della invenzione architettonica, che è una cosa che io affronto con molta cautela, quasi mi spaventa, perché l'invenzione architettonica ci porta in un mondo dell'orrido, dove le cose non sono riconoscibili. E questa operazione di invenzione architettonica di oggetti dal nulla è rischiosa perché ci allontana da quella che è la dimensione relazionale dell'umano con l'artificiale, cioè quella di inserirsi in un processo che è quasi ininterrotto dall'inizio dell'attività umana, che è quella della evoluzione degli elementi che si incontrano e questa evoluzione avviene attraverso di noi, che diventiamo dei vettori, che trasportiamo dei pezzi da un luogo a un altro, da un tempo a un altro attraverso di noi. Questa operazione di adattamento a noi è l'operazione necessaria e forse sufficiente per garantire l'evoluzione dell'architettura, del paesaggio della città. E di tenerla in un registro che sia quella della riconoscibilità, che io considero alla base di ogni operazione, umana, che possa essere ancora riconoscibile. Delle volte mi accorgo che mi perdo un po', allora se tu riesci a capire meglio, a spiegarlo meglio agli studenti, mi fai una cosa gradita perché capisco meglio anche Ok, va bene. io. Questi oggetti, questi edifici che vi mostro, sono poi desunti
da una tipologia che adesso vi illustrerò un po' più nel dettaglio, ma qui sono già nella forma elaborata e questi oggetti elaborati, calati nel paesaggio, provano a riprodurre una relazione fra il piano di appoggio e l'oggetto appoggiato che possa essere ancora inserito in un meccanismo di interazione noto. Ecco, questa è la prima sezione, che entra nel merito poi anche del tuo corso e degli esercizi che stai proponendo agli studenti. E parliamo appunto della pennata che io qui individuo come primordiale e come accennavamo prima nella conversazione, in anteprima, questi oggetti, su cui poi io ho incominciato a interessarmi, sono ricorrenti nel paesaggio che è intorno a me, della campagna casertana, campana, ma che, come ti dicevo, ho scoperto, essere presenti in altre realtà, geografiche e culturali, come quasi dei segni ancestrali, quasi che si trasferiscono da una generazione ad un'altra in maniera quasi genetica, come se non ci fosse bisogno di apprenderne le tecniche costruttive, ma come se queste fossero così semplici e naturali da poter essere apprese come quello che in qualche maniera va a costruire poi l'identità di una persona, come gli odori, come i sapori, come i suoni di una lingua, cioè ritornano come un apparato di segni che diventano, diciamo, una fornitura basica per un individuo. Che io chiamo pennata primordiale, è l'archetipo dell'architettura, cioè quella che poi nei vari trattati di architettura è diventata la capanna che ha generato poi l'architettura, cioè nel momento in cui l'uomo ha pensato bene di spostarsi dalla caverna all'esterno, quindi non utilizzando un luogo fisico o un riparo fisico naturale come un albero o una grotta, ma di costruire, sintetizzare una forma per farlo diventare riparo. E questo momento, questo passaggio, che è la sintesi da cui poi parte tutta la storia dell'architettura, è quella che viene definita la capanna originaria, primordiale. E questa capanna ritorna inalterata. Dopo millenni, viene ricostruita anche con un'apparente inconsapevolezza, ancora una volta, uguale a se stessa. E questa cosa qua è misteriosa ed è magica insieme, cioè di come alcuni meccanismi si ripetono nonostante tutto quello che accade intorno. È come l'aborigeno che continua ad avere la sua dimensione organizzativa, che è la stessa di 10.000 anni prima, oppure di come alcuni villaggi africani riproducono uguali a se stessi delle modalità senza che tutto quello che c'è intorno in qualche maniera abbia condizionato questo processo. E questa cosa io la trovo miracolosa perché è la dimostrazione visibile, concreta, tangibile dell'archetipo.
e la pennata è un archetipo. E molto spesso la presenza di questi oggetti che sono archetipici, quasi genetici, sono contestuali e contemporanei a delle strutture che invece hanno subito tutto il percorso della conoscenza, della crescita, dell'evoluzione dell'architettura. Sono parallele, quasi come se fosse uno stato d'animo che si conserva inalterato accanto ad altri che invece tengono conto di condizionamenti esterni. Ed è su questa cosa che io ho incominciato a riflettere, di come portare questo elemento genetico, concreto, originario, portarlo attraverso delle modificazioni, degli adattamenti, in una dimensione tale che potesse essere monumentale, caricata di simbolismi antichi, ma che provano a rigenerarsi, ma che possa essere ancora riconoscibile. Questo è il lavoro che ho fatto su questo elemento architettonico. Vedi, questa immagine qui, che è di una pennata dell'entroterra casertano, è uguale a quell'immagine che ti avevo mostrato io della foto di Pagano della mostra degli anni 30, che però è di una regione italiana lontana da questa. Quindi la ricorrenza miracolosa di alcuni elementi senza che ci sia comunicazione tra questi gruppi che poi producono questi oggetti. Quindi è la dimostrazione che è una traccia quasi fondativa dell'umano. Quindi è come dire Quindi un'architettura, noi siamo abituati, no, a un'evoluzione, il tempio greco, siamo abituati a un'evoluzione dell'architettura che diciamo cresce insieme alla cultura, no? L'architettura è esatto. sempre legata alla cultura, invece nella tua teoria c'è questa idea che non è solo una questione culturale, ma è una questione anche di istinto, quasi di una capacità, di un avere dentro queste forme primordiali, e che se fossimo costretti a riabitare il mondo, ripartiremmo da queste. Partiremo da queste. Infatti, come noti, in queste strutture non c'è l'applicazione di alcuna tecnologia che poi col tempo l'uomo ha perfezionato. Non ci sono capriate, cioè c'è soltanto il puntone, il montante legato e la falda per far defluire le acque, la lamiera appoggiata sopra. È la costruzione elementare, basica, che chiunque può fare, anche un architetto, non avendo alcun mezzo alternativo, può costruire questa cosa. Ma la può costruire il contadino, la può costruire chiunque. E non a caso poi questi oggetti si somigliano tra di loro in diverse regioni del mondo, perché attingono a quella componente che è generativa, fondativa dell'umano. Delle volte queste pennate diventano un po' più complesse, altre volte assumono addirittura una forma che è molto contemporanea, pur utilizzando questa semplicità costruttiva. Questa sembra un'architettura di Herzog e de Meuron, della prima maniera. E qui Sì, perché vanno a c'è anche un lavoro confluire. molto attento sul materiale, materiale povero, ma sempre un materiale che può essere o inchiodato, avvicinato, Sì, piegato, e quindi. spesso materiale di spoglio, cioè che viene raccolto, preso, recuperato altrove. Questa immagine qui, come forse anche qualche altra dopo, per me è molto esplicativa di quello che cercavo di dire prima. Cioè, sullo sfondo, quella a sinistra di giallo, quella è una casa che è una delle tante case che, diciamo, fatta negli anni 50, 60, 70, ma se vedi anche qualcuna che viene costruita oggi, viene costruita così. E quindi in qualche maniera recupera il bagaglio di conoscenze poi trasmesse dalla cultura contemporanea. A fianco c'è questa serie di elementi che invece sono atemporali. E
E queste cose sono spesso accoppiate, quasi come se fosse una dimensione intima, contemporanea, parallela, che vive nello stesso momento in cui vive l'altra parte. E questa compresenza è magica, perché da un lato l'edificio di sinistra può avere delle trasformazioni, può diventare altro. Questa parte qui invece a destra, questo gruppo di dipendenti, si conserva uguale a se stessa nella storia dell'umanità. Che queste strutture vengono utilizzate per il deposito di piccole derrate, il tabacco spesso si mette, oppure delle macchine agricole, e sono considerate anche con un occhio bonario come strutture temporanee, e quindi scavalcano anche la categoria dell'abuso. Sono quasi permesse, perché questa ricorrenza e questa, diciamo, natura effimera dei componenti le caratterizzano proprio come degli oggetti momentanei, temporanei, provvisori, e quindi non vengono nemmeno catalogati come abusi. Vedi, sempre sul retro, sullo sfondo, c'è l'architettura, quella, diciamo, strutturata, quella da concessione edilizia, quella che poi in qualche maniera segue il percorso della crescita anche formale, morfologica dell'abitare. Alcune poi diventano imponenti. Questa immagine qui io l'ho ripresa pari pari, fedelmente, per il progetto di una chiesa qui nel Napoletano. Quel traliccio dietro era diventato poi il campanile, e questa è una basilica. Tu hai notato, Luca, di come queste tamponature hanno una loro geometria approssimativa, ma che diventano delle texture così complesse, così preziose, che poi trasformano questi impianti, cioè conferiscono a questi impianti quasi una natura sacra. Io delle volte mi sono emozionato perché li ho trovati nella loro inconsapevolezza così sublimi, verso una sacralità distinta. Mi piace quando dici questa diventa il campanile, no? Il traliccio, perché Sì. ritorna al discorso che facevi all'inizio della bidimensionalità del paesaggio e dell'immagine, cioè nel momento in cui questa immagine è letta come ambiente, allora è un oggetto tridimensionale, ma se la leggiamo come immagine e quindi come progetto, tutti i pezzi che sono anche nello scatto della fotografia, aver centrato quell'elemento, lo riporta in maniera piatta e gli fanno assumere un altro aspetto. E questo, appunto, io stamattina dicevo ai ragazzi, gli raccontavo, no, che in una mostra ci sono due modi di farle. In una è raccontare una storia, cioè tu hai un titolo, esci dalla mostra, hai capito la vita dei Fenici, no? E tu fai una mostra sulla vita dei Fenici, c'è cioè un modo di fare la mostra è raccontare appunto questo tema, quindi entri ignorante, esci che hai imparato qualcosa, oppure una mostra che forse ti fa entrare ignorante, uscire ignorante perché non hai capito fino in fondo, ma invece è un mettere insieme dei pezzi. E con l'architettura tu fai la stessa cosa, cioè un'immagine diventa dare a tutti i pezzi uno stesso valore, cioè dovergli attribuire un significato anche se è lì per caso mentre facevi la fotografia. E quando diventa progetto, questo significato poi assume un valore simbolico, come il campanile nella chiesa. E anche qui, come vedi a destra, c'è la presenza dell'edificio rassicurante in pietra, che è quello della concessione edilizia. Questo
Questa è addirittura acrobatica questa pennata, perché ci sono materiali che sono assolutamente improbabili, ma che vanno a costruire questa tridimensionalità di superficie. Cioè, in pochi centimetri, cioè, ci sono delle texture così complesse, ma apparentemente casuali, ma che probabilmente anche nella mente di chi ha costruito questo impianto, c'è un'aspirazione forse non chiara, ma percepita di comporre un tempio. Ecco, adesso do una istruzione ai ragazzi, no? Guardate, adesso lui ci sta mostrando queste immagini, queste fotografie, no? E quando voi poi cominceranno a apparire i disegni di Beniamino, no? In cui questi segni da anonimi assumono lui, no? Li fa suoi, no? Li assorbe. Un po' ce l'ha depositati nella memoria, però è anche un po' di guardarli, di studiarli, di fissarli. E diventano poi le sue texture, come l'architetto traduce questi segni archetipi e prova a trasformarli in una lingua che può essere usata per nuovi progetti. Guardate queste fotografie e quando guardate i suoi progetti, la maglia triangolare, le maglie colorate, il verde del paesaggio che disegnano la superficie dell'edificio, non è un disegno di prospetto, no? Ma è proprio un disegnare l'involucro. E cercare di ritrovare delle regole naturali per disegnare questo involucro. Vedi, anche qui si intravede in alto quella punta con il camino, e a sinistra il tetto con le tegole, come base di appoggio dell'irrazionale intimo, cioè come se i due piani fossero sovrapposti tra di loro, come a mostrare una convivenza possibile fra l'intimo istintivo e l'esteriore razionale. Qui si vede il tabacco all'interno. Ecco, poi io ho fatto decine, centinaia di disegni di pennate, delle volte ripetendo quasi identici tra di loro delle immagini, cercando di capire la ricorrenza di alcuni segni e la possibilità che questi segni ricorrenti potessero definire un tipo. E attraverso questo abaco di segni, provare poi a fare questo esercizio di adattamento, che è il momento forse quello più eroico, perché come ogni traduttore fa con un testo che prova a portare in un'altra lingua, c'è un passaggio che è miracoloso quasi, cioè la costruzione di un nuovo testo è rispetto a quello che lo ha generato, un'operazione di adattamento, cioè che il materiale che viene immesso in noi per poi uscirne non ne esce in maniera assolutamente indenne, ma ne esce caricando su di sé tutto il vissuto di chi questa operazione fa. Cioè anche l'operazione che sembra la più meccanica di portare da una lingua all'altra. Si porta dietro, poi questa è la trilogia così nota del tradimento, quella dell'adattamento, cioè di far leggere tracce di sé in questo oggetto che esce da noi. Cioè noi siamo dei vettori che operiamo questo trasporto.
da un tempo a un altro. È come il rapsodo che ascolta una storia e poi la racconta ad altri, ma non è più la stessa storia. Quella storia è passata attraverso di sé, ha raccolto delle tracce autobiografiche, umorali, fantastiche di una fantasia e di un mondo fantastico tutto interiore. E seppur tutte queste tracce sono intervenute su un testo già esistente, ne hanno prodotto uno nuovo, che è diverso dall'altro pur riproducendolo. In quel progetto ritroviamo tutti gli elementi, no? La struttura verticale, la copertura che però si piega, diventa anche prospetto, la struttura tridimensionale, l'oggetto incastrato, che poi sono degli elementi che nei tuoi progetti si ripetono sempre e assumono forme completamente diverse, cioè appunto si adattano non solo a te stesso e poi ritornano nel paesaggio, ma si adattano a un programma tipologico completamente diverso, perché poi questi disegni nascono anche con delle funzioni all'interno, sì, sono dei progetti veri e propri. Sì, questo qui per esempio è il progetto per una edilizia residenziale pubblica, dove gli elementi residenziali sono infilati, prefabbricati e infilati in una teoria di cavalletti e poi coperti da un guscio. Quindi la struttura è quella basica, è quella della pennata, questi puntoni legati con lo spago che lavorano soltanto a compressione, non ci sono elementi che lavorano a flessione o ad altre forze di natura diversa, ma che vanno a ricostruire, pur nella sua dilatazione dimensionale, vanno a ricostruire lo stesso meccanismo costruttivo della pennata. E anche la forma, diciamo, modificata, alterata, aspira sempre nella sua alterazione alla riconoscibilità, cioè che ne sia ancora riconoscibile la matrice. E questo perché questa operazione di alterazione, in cui è riconoscibile la matrice, non spaventa. Se io riconosco il familiare in un oggetto che si spinge anche verso il meraviglioso, ne posso cogliere quella che è poi la definizione più ricorrente di bellezza, cioè qualcosa che si spinge verso il meraviglioso ma che è trattenuto dal familiare, dal noto. Se io mi spingo verso il non visto e non ritrovo tracce del noto, io ho una sensazione di spavento, di orrore, e invece il riconoscimento del familiare, anche spinto verso il meraviglioso, mi fa avere la percezione del bello. Di come poi questi elementi possono essere applicati, appoggiati, innestati su altri elementi esistenti di natura completamente diversa. Questo è il caso di riuso di viadotti abbandonati con delle nuove funzioni, dove l'esercizio della stratificazione del palinsesto è molto evidente, cioè di come alcune tracce in questo meraviglioso gioco di equilibri che il paesaggio ci sottopone ogni volta lascia intravedere quello che c'è, aggiunge delle altre cose, si dispone a degli ulteriori livelli in questa operazione ininterrotta e non interrompibile di crescita su se stessa. E qui ancora, come l'altro, ritorna l'impianto con questi cavalletti che diventano di materiali diversi, con il guscio che va a ricoprire il tutto e con questi oggetti preconfezionati che vi si infilano dentro, il tabacco che si mette lì dentro. C'è qualche
curiosità, qualche intervento in questo momento che vuole fare qualcuno o tu stesso che Ragazzi, vuoi anche voi parlare? potete fare delle domande, eh? Anzi, ripeto, è molto più interessante farle adesso piuttosto che farle alla fine, perché questo è, Sì. che la conferenza non è più una conferenza, ma è un dialogo, è una delle cose che io preferisco, e per fortuna anche Beniamino. Sì. In queste trasformazioni, nessuno di voi, per cominciate a pensare al progetto, adesso parlo specialmente ai ragazzi che seguono il mio corso, però perché abbiamo cominciato con la lezione di Beniamino? Abbiamo cominciato con la lezione di Beniamino proprio per stimolare, no, questa trasformazione di segni che abbiamo appena cominciato a leggere nel territorio in qualcosa che può essere trasformato in progetto. Quindi, se avete delle domande anche legate all'edificio e che tipo di rapporto ha con le parole di Beniamino, chiedete. Vedi, rispetto all'immagine precedente in cui la struttura dei cavalletti era fatta in cemento, forse qui invece ho provato a renderla ancora più diafana questa struttura e il metallo qui mi aiuta molto, anche se poi i corpi, quelli funzionali, sono altrettanto evidenti, però tutta questa gabbia tridimensionale diventa molto più leggera e il guscio poi riproduce in una maniera veramente pedissequa l'idea dell'archetipo da cui siamo partiti. Però formare un edificio che nella dimensione e nel sovraccarico anche simbolico aspira ad altro. Posso fare una domanda? Salve, Prego. professor Servino. Salve. Mi corregga se sbaglio, trovo nei suoi disegni, nei suoi collage, un tema ricorrente che è quello della cuspide, che non è un segno molto mediterraneo. Ha un particolare significato per lei oppure. Sì, allora intanto io vi sto mostrando una parte della mia produzione che è legata a questa occasione, a questo tema. La cuspide nel senso della falda è un tema, credo, universale, perché tu escludi che possa essere il Mediterraneo. Ah, ma mi piace così, che significato ha nei suoi disegni, ha un significato particolare. Ha il significato di riprodurre una sagoma, una forma riconoscibile e familiare, ma che si presta a delle variazioni infinite. Quella della casa a tetto, del tempio, della capanna è l'architettura, da cui poi sono derivate tutte le trasfigurazioni. Quindi è un segno universale, eterno, mai uguale a se stesso, seppur riproducibile mille volte. Grazie mille. Scusi, però io avrei un paio di domande. Una è proprio base, e cioè perché si chiamano pennate, se è un termine in dialetto o se ha qualche significato dietro. E Sì, un poi vorrei sapere. termine. Sì, scusa, prego. E poi la seconda era sapere se questi edifici conservano qualcosa della funzione originale o se cambiano totalmente funzione e che conservano solo la forma. Sì, allora, pennata è un adattamento dall'idioma locale, dialettale, da pende, pen, da tetto che pende, quindi pennata significa con il tetto a falde, con il tetto che pende. Poi la seconda parte della domanda è quella più interessante, cioè l'architettura, io poi ho cercato di mettere a fuoco questa idea in una serie di libri, è indipendente dalla funzione che l'ha generata, perché lavora sulla forma e non sulla funzione. A me interessa, per esempio, lavorare sulla forma riconosciuta dell'iglò, così come ha fatto l'artista Mario Merz, non capire perché
il popolo esquiese ha sintetizzato quella forma, cioè non mi interessa la funzione che ha costruito quella forma, mi interessa la forma disponibile all'uso, disponibile ad usi diversi da quello che l'hanno generato. L'aspirazione dell'architettura è quella, è la condizione di rudere, e nella condizione di rudere l'architettura perde la funzione che l'ha generata e si mostra come scatola vuota, come forma vuota, ed è questa la vera essenza dell'architettura, la forma vuota, libera dalla funzione che la costruisce. Ok, grazie. Queste sono delle immagini di un modello per un'edilizia residenziale a Ercolano, dove questa forma ritorna con delle funzioni chiaramente diverse dal riferimento delle pennate, che sono utilizzate prevalentemente per ricovero macchine agricole o derrate. Ma la cosa che mi interessa è di come questa meravigliosa, complessa, complicatissima macchina possa essere usata ricordando la sua genesi e mostrandosi disponibile a ospitare temporaneamente funzioni diverse. Questo invece è un concorso per degli uffici alla Bicocca della Pirelli, dove la stessa macchina ritorna con delle dimensioni e delle funzioni diverse. Qui è semplificato proprio il processo costruttivo, la costruzione di cavalletti all'interno dei quali infilare degli elementi funzionali e un guscio che li ricopre. Un impianto molto semplice. Fino poi a farlo diventare un oggetto con delle connotazioni universali. Questa è un'allegoria del teatro del mondo e della casa del mondo, la pennata del mondo, ricostruita e appoggiata su un battello e che a largo prova a ospitare i naufraghi. La conoscevi questa, Luca? La conoscevo. La pennata del mondo. Questa immagine mi emoziona molto. Qui si vede proprio il processo costruttivo di questa macchina, cioè la teoria di cavalletti, il guscio e gli elementi funzionali che si infilano. Poi in alcune elaborazioni tutto si diventa più astratto, si perde il sistema di cavalletti, resta il guscio a definire degli involucri liberi, vuoti, quasi come se a un certo punto poi l'architettura rifiutasse anche la funzione e pretendesse di essere forma pura e si spogliasse anli degli spessori. Questa è una cosa che negli ultimi anni io ripeto con ossessione, cioè tutto diventa bidimensionale, diventano delle superfici, dei fogli a comporre delle figure senza età, adolescenziali, infantili, delle architetture fatte di sola forma, di sola superficie.
Interessante quando queste forme poi diventano territorio, no? Diventano forma del paesaggio perché superano la dimensione dell'architettura. Sì, allora se questo pezzo di natura che già è stato è diventato paesaggio con questo guardrail da solo, a quel punto questa macchina appoggiata con la dimensione della collina, sulla collina, è un modo per lavorare sull'equilibrio dialettico delle parti che sono disponibili sul piano. Il paesaggio è per sua definizione smisurato, non cerca una misura adeguata. Si spinge e forse aspira alla smisuratezza. Se noi pensiamo alla dimensione delle piramidi nel deserto, cioè a questo fuori scala meraviglioso, è proprio la prima dimostrazione di come il paesaggio aspira alla smisuratezza, cioè non c'è nulla di più inefficace che provare ad essere adeguato al paesaggio. Qui vedi, è molto chiaro la deriva di questo lavoro di svuotamento continuo della funzione, dello spessore, della materia, e tutto diventa poi un gioco di accostamenti, di superfici che sono superfici della memoria fiabesca, infantile, a costruire con lo scotch, con il nastro, degli involucri, delle capsule, delle forme elementari, quasi istintive, che è quello che fa la pennata, cioè riproduce istintivamente, uguale a se stessa, un'attitudine umana alla costruzione di un riparo, che è l'attitudine umana che ha portato poi alla invenzione dell'architettura. E qui ho montato in questo disegno queste pennate che recuperano, non so fino a che punto, in maniera cosciente, consapevole, la mia traccia infantile, con dei disegni di dinosauro che mio figlio ha fatto quando aveva, diciamo, l'età delle elementari. E tutto va a provare, e tutto va a cercare questo equilibrio dialettico fra le parti esistenti. Adesso introduciamo la seconda parte di questo intervento, che è molto vicino a quello che ho visto collegandomi con voi al tema che stai proponendo ai tuoi studenti, Luca. C'è la casa di pietra. E anche qui ritorna poi l'idea del testo scelto per amore e riscritto tante volte, sempre uguale a se stesso e sempre diverso. Qualcuno dei tuoi studenti, almeno fra quelli che ho visto io, collegata, ha mostrato edifici molto simili a questo. E questo è qui nella campagna casertana, nella valle del Volturno. Luca, ci sei? Sì, ci sono. E
In questa zona, poco distante da queste case, nel 1997-98 ebbi l'incarico di costruire una casa in campagna, e adesso ve la mostrerò. Dal momento che Luca spesso mi rimprovera di non mostrare mai le cose che ho realizzato a vantaggio invece delle cose che disegno e che immagino, vi mostrerò qualche immagine invece di un edificio realizzato che nasce proprio dalla lettura di questi edifici, che è quello che state facendo voi, e ne fa una riscrittura quasi pedissequa, molto fedele. Infatti, a differenza delle altre immagini che vi ho mostrato prima nella sezione della pennata primordiale, questo qui che vi mostrerò adesso è un esercizio reale, concreto, minimo, di riscrittura di un testo. Molte di queste immagini sono delle elaborazioni che io faccio, però sono di preparazione poi a questo edificio che poi faccio. Ecco, scusa, qua è una cosa estremamente importante, no? Vedete, sembra sentir parlare di che io prima batto 20 punizioni prima di riuscire poi a scendere in campo la domenica e giocare la partita, no? Perché il disegno diventa uno strumento in cui piano piano, intervenendo su degli edifici astratti, le cose che vedi, riscrivendone, no? Riscrivendoli tutti quanti, assumi quasi una familiarità, sì, con l'oggetto. E quindi in questo caso non è un'architettura, purtroppo l'architettura disegnata, quando si parla di architettura disegnata, il grande ritorno del disegno, l'autonomia del disegno, sono tutte... Però la parola che mi viene in mente è stronzata, si può dire durante una conferenza, però sono parole di chi non usa il disegno, lo guarda e dice: logico, sì, il disegno è qualcosa di autonomo, però qui è il disegno utilizzato non per raccontare il progetto, ma per esercitarsi a disegnare, sì, sì, il progetto, per, sì, a sentire dentro quelle forme, come se poi diventa, dopo aver fatto questo lavoro che vi sta facendo vedere, che magari è durato un mese, 2 mesi, 3 mesi, 2 ore, non lo so, però sono una serie di disegni sulle fotografie, su questi, prima girare la campagna, guardare questi edifici, osservarli, fotografarli e poi intervenire su tutti questi edifici, diventa semplicemente un assimilare questi edifici, diventano talmente, dopo che li hai ridisegnati, diventano tuoi, no? E quindi tu poi, quando vai a disegnare il tuo edificio, c'hai, cioè, l'incarico da architetto, è qualcosa di automatico, appunto, non è più, sì, nemmeno una riscrittura, capito? Sì. È quasi uno scrivere sotto dettatura, perché ormai lo sai a memoria il pezzo. Sì, è così. E di come poi queste tracce tendono sempre nell'animo del rapsodo alla monumentalità, non solo intesa come portatrice di memoria, ma anche come smisuratezza. È la cosa che da sempre, da quando ho incominciato a fare l'architetto, mi è presente in me come tentazione continua, quella di essere smisurato. Probabilmente sarà anche un modo tutto maschile di mettersi in relazione con gli altri, la smisuratezza, però è questa tensione continua verso la dimensione monumentale.
e ancora lavorando con questa dichiarata volontà di fare degli esercizi, di provare ad assimilare, a far diventare quasi automatico il gesto. Io mi ricordo che da ragazzo ho praticato l'atletica leggera e facevo salti in alto, e i miei allenamenti quasi quotidiani erano la ripetizione 100 volte con una fascia di pesi attaccati alla vita dello stesso salto su delle misure abbastanza basse, ripetute 100 volte, a farlo diventare un automatismo. Allora il disegno di questi edifici che completano edifici esistenti, li correggono, li integrano con dei piccoli innesti, delle piccole aggiunte, serve proprio a costruire, come brillantemente aveva notato il professore Galofaro, a costruire un automatismo. In alcuni momenti poi c'è invece la libertà, l'immaginazione di come può essere l'interno di una di queste case che tu osservi, che dall'esterno completi, e di come queste corti agricole, questi palazzi che all'esterno appaiono austeri, possono invece nascondere un ventre prezioso e dorato. E questa è la casa che ho progettato. È una casa in campagna con un padiglione. C'è una parte densa, piena, della casa, e una parte che è opposta a quella che vediamo in questa immagine, che è svuotata, che è un padiglione. E come osservate, questo edificio è la trascrizione quasi fedele, quasi meccanica di una serie di edifici visti prima, disegnati prima, mostrati prima, che ritornano riproducendo dei frammenti, dei brani, e ricomponendoli in un edificio che è stato sempre lì, già visto mille volte, anche se visto per la prima volta, costruito per la prima volta. Questa invece è la parte opposta a quella che abbiamo visto prima, che introduce al padiglione, che è una sala vuota, ipostila. Ecco, questo è il padiglione. Quando questa immagine, che diciamo è quasi finale, chiude il cerchio con le pennate, perché quando abbiamo costruito questa casa, più o meno in questa fase della costruzione, io ero nel padiglione con il mio committente, che all'epoca era giovane quanto me, e ci raggiunse durante uno di questi miei sopralluoghi la mamma del mio committente, una signora semplice di origine contadina, che entrando per la prima volta in questo spazio, rivolgendosi con un tono fra il minaccioso e il deluso, disse ad entrambi: ma che avete fatto? Un pennatone? Cioè, ma cosa avete fatto? Un pennatone? Cioè, una pennata grande. Io confesso che all'epoca non conoscevo la pennata, non sapevo. Dopo questo incontro poi ho incominciato di cognizione, di indagini, di scrittura della, cioè lei aveva riconosciuto in questo un elemento familiare, anche se ne aveva provato un disgusto, perché si aspettava da un architetto, da un giovane figlio imprenditore,
una invenzione che la liberasse da questa traccia della pennata, che è una traccia quasi di discrimine. Però è la cosa sbalorditiva che mi ha prodotto questa ossessione per le pennate è che lei aveva riconosciuto un elemento a sé familiare. Pennatone, che poi la pennata ha un'accezione, diciamo, diminutiva, vegetativa, che è pennatella, oppure un accrescitivo che è pennatone. Nel caso precedente si riferiva al pennatone. Con questa immagine concludo il mio intervento. Spero di non essere stato molto lungo e tutto qui. Beh, grazie mille, perché appunto di solito tu sei uno di quegli architetti che evita di far vedere gli edifici costruiti, e so che l'hai fatto come regalo proprio. Io ancora ricordo. Mi sembrava adatto al tema, e devo dire sono contento di averlo fatto. Ecco, io penso per esempio in questa che tu hai detto riscrittura, appropriazione e reinvenzione di una tipologia quasi. E poi invece si legge il progetto, si legge una diversità, si legge che quello spazio, appunto il pennatone con la colonna sotto che lo regge di una grande dimensione, cioè si legge l'architettura. Ed è interessante come poi nel passaggio dalla teoria, diciamo, alla costruzione, poi l'edificio assume delle caratteristiche che sono quelle dell'architettura colta. Cioè, non è quella dell'architettura, appunto, dell'abuso edilizio, dell'architettura in cui non c'è maestria nel saper usare il materiale, perché poi appunto è anche un recupero, no? Quando facevi vedere le architetture in pietra è anche un recupero di tradizioni, e mi ricordo, no? I racconti che ci facciamo quando vai in cantiere e ci sono le maestranze con cui si imparano determinate cose e si capisce anche un modo poi di realizzare le cose anche ascoltando un'altra sapienza che arriva da chi le cose le costruisce, no? E quindi questo secondo me è estremamente importante. Io penso che sia stata fondamentale oggi cominciare con questa tua lezione, e ti ringrazio veramente tanto. Grazie a voi, spero di essere stato utile a questo lavoro che state facendo, e sono contento di questo invito e grazie a voi. Ti manderemo anche i progetti poi quando lo finiamo. Sì, molto volentieri, molto volentieri. Bene, allora grazie Beniamino. Se qualcuno grazie, ha delle domande da fare a Beniamino, sì. Qualche altra domanda? Sì, io avrei una domanda. Vai. Io ero curiosa di vedere il progetto in cui creava una basilica da quella pennata. Guarda, io e Luca lo sa perché spesso le ha viste, ho un archivio di migliaia e migliaia di immagini che, diciamo, vanno a scandagliare ogni possibilità, ogni potenzialità espressiva di queste tracce. Mi avrebbe fatto piacere mostrarvi in questo momento, per una questione di tempo, ma soprattutto di strumenti, perché sto lavorando sul computer di mio figlio che non conosco, perché in questo momento io sono di fronte al suo desktop e non vi vedo, e però c'è tutto un repertorio amplissimo di immagini che tu puoi cercare però in rete, su Instagram o su... Guarda, dovrei averla io su qualche libro, perché me la ricordo, provvederò a fargliela vedere quella immagine. Sì. Ora stavo pensando, mi sa che è su Monumental Need, su quello grande, che lo imparo a memoria, i tuoi, lo sai, no? Sì, sì. Li posso... E quindi, e forse su Monumental Need gli farò io... Comunque, il lavoro di Beniamino, se andate sul suo profilo Instagram, sul suo profilo Facebook, anzi, forse anche in alcuni momenti è andato in overdose, ma di immagini, di queste variazioni, cioè per la prima volta, ecco, questo è un altro elemento interessante, che per la prima volta un architetto... Io vi raccontavo il lavoro che avevo fatto sul mio archivio.
ho disegnato sempre in punta di piedi, fatto che non li mostravo mai, adesso ho ricominciato a mostrarli pochissimo. Poi in un periodo ho lavorato sull'archivio e l'ho reso pubblico. Invece il metodo di Beniamino è un metodo completamente diverso, è proprio questa voglia di condividere, Condividere. e far evolvere il progetto anche attraverso la sua incredibile produzione di disegni di ogni tipo. Chi ama il disegno passa da lui nel suo studio, un po' si sente un po' male perché dice: Mamma mia, quanti disegni e quanta meraviglia. Io, diciamo, dopo l'ultima visita ho deciso: Beh, adesso devo comunque almeno arrivare a 5.000 pezzi dell'archivio di disegno. Quindi ho incrementato la mia produzione proprio per star dietro a questo. Però, ripeto, è un esercizio che serve, io ve l'ho detto stamattina, è un esercizio che serve per trovare la vostra strada dopo, non adesso all'università. Adesso sì, un disegno, tanto a me mi fate contento, fate due disegni puliti, una sonometriola, ragionate sul progetto, riuscite a intortarmi alla fine. Però quello che vi sto chiedendo io è un lavoro diverso sulla costruzione dell'immagine, un lavoro che deve cominciare adesso nella scuola. E deve crescere dentro di voi e dovete trovare voi la vostra strada, perché questa è una cosa importante per la professione, no? Dell'architettura, cioè il controllare il progetto attraverso la costruzione dell'immagine non è, ripeto, soltanto una questione di disegno, è una questione di esercizio fisico proprio nel trovare e nel prendere confidenza con la forma. In questo, appunto, andate sul social, sul profilo di Beniamino su Facebook o sul suo Anche profilo su Instagram. Divisare, sulla mia pagina su Divisare, ci Su sono Divisare tante. c'è tantissimo, anche su Divisare, insomma, ci sono anche un lavoro di archivio, non so se l'hai aggiornato, ma c'è tantissimo anche Sì, su c'è Divisare. tanta roba, sì, anche cose costruite. Benissimo, allora Beniamino, Bene, di nuovo, ti tanti ringrazio auguri, un abbraccio a tantissimo. tutti. Ci vediamo molto presto, spero. Ciao Luca, ciao a tutti. Ciao Beniamino.